potenziare gli organici dell'Ispettorato del Lavoro e coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese. È quanto chiedono CGIL, CISL e UIL a governo e regione per cercare quantomeno di limitare gli incidenti sui posti di lavoro. In Lombardia sono state 27 le morti bianche nei primi tre mesi del 2021, 6 in più rispetto allo scorso anno. Certo, sicuramente davanti all'Ispettorato del Lavoro, perché proprio da qua, insieme ai tensi della prevenzione dell'ATS, che parte la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro. Il presidio di oggi proprio davanti qua sta a significare che il governo e lo Stato si devono impegnare per investire risorse sui controlli e sulla formazione degli RLS, degli imprenditori e anche dei lavoratori per impedire questo assurdo massacro che assistiamo ormai da troppo immemore tempo. Il potenziamento degli organici degli enti di controllo è fondamentale, sottolineano i sindacati. La mobilitazione di giovedì mattina si è svolta proprio davanti all'Ispettorato del Lavoro di Pavia per sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche le istituzioni. Sì, purtroppo i numeri sono ancora alti ed è diventato impossibile poter coniugare, sembrerebbe, il lavoro con il lavoro in sicurezza. Quindi noi di fatto oggi siamo qui proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica ed eventualmente in questo caso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Chiediamo ovviamente a Regione Lombardia di poter incrementare il numero degli ispettori relativi, diciamo, all'ATS e al Governo centrale di poter programmare un quadro di assunzioni che preveda un potenziamento degli ispettori anche appunto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sì, purtroppo, come diceva il collega, la carenza strutturale dal punto di vista dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, degli ispettori e per quanto riguarda l'ATS, il Dipartimento di Prevenzione, mette in seria crisi tutto quello che è il settore. Il Covid, per quanto riguarda gli operatori della sanità, ha messo in evidenza quelle che sono le criticità anche all'interno del sistema sanitario. Abbiamo visto che la carenza di dispositivi ha messo a rischio, a serio rischio, tutti quelli che sono i professionisti sanitari. Quindi chiediamo allo Stato, chiediamo alla Regione maggior investimento per quanto riguarda questi lavoratori, perché alla fine si trovano a essere messi in prima linea senza avere nessun tipo di dispositivo di protezione.